ben arrivati a un nuovo video. Oggi registriamo dalla sala perché finalmente, come vi ho già accennato nel vlog, ho sistemato la tapparella, quindi c'è una luce meravigliosa e ho deciso di approfittarne. Sicuramente una location migliore rispetto alla cucina. Video dei preferiti del mese di gennaio, sempre in collaborazione con la Fede, alla quale mando un grosso bacio. Sono curiosa di vedere quali sono le chicche che ha scovato lei in questo mese. Ci sono un sacco di prodottini interessanti. A differenza del mese scorso, non mi sono dedicata per niente a serie TV o altro. Mi sono guardata Il mio paradiso delle signore, come ormai faccio da diversi anni. So che alcuni di voi hanno iniziato a seguirlo dopo che me ne hanno sentito parlare, ma bando le ciance, direi di iniziare immediatamente con il video. Come sempre troverete nell'info box il canale di Fede e anche il link del video gemello a questo, ma iniziamo. Partiamo dall'ambito food. Se avete notato, nei miei svuota la spesa vi ho mostrato più volte un prodottino che io ho scoperto grazie ad Annalisa Superstar. Chi l'avrebbe mai detto? Perché io scopro sempre cose vedendole da lei. Io non ho dei veri e propri problemi di intolleranza al lattosio, faccio difficoltà a digerirlo, spesso alcune cose mi causano mal di pancia, quindi dove posso cerco di mangiare cose senza lattosio. Una cosa in particolare è lo yogurt greco. Avevo già fatto vedere più volte che avevo acquistato quello di Eurospin, che mi piace tantissimo, ma avevo visto appunto da Annalisa nelle sue storie su Instagram questo, il Faye Be Free senza lattosio. Anche questo qua è uno yogurt greco, costa un po' di più naturalmente rispetto a quello di Eurospin, ci ballano 50 centesimi buoni, il quantitativo è il medesimo, cambiano i valori nutrizionali. Questo qua rispetto all'altro è leggermente migliore. Questo non vuol dire che io sia fissata dal guardare, o meglio le tabelle nutrizionali, dove non trovo uno trovo l'altro. Io su Genova dove lo trovo? Lo trovo da Carrefour e da Basco. Negli altri supermercati ancora non l'ho visto, quindi quando va in offerta da Basco tendo a farne scorta, perché magari va a 0,99, è un ottimo prezzo. Comunque le scadenze sono medio-lunghe, più o meno io ne mangio due a settimana, non ne mangio di più, quindi cerco un po' di orientarmi facendone scorta. Lo compro anche se non è in offerta, nel caso mi mancasse a casa. Questo ha lo 0% di grassi, non contiene zucchero, è buonissimo. Io lo mangio con della frutta, a volte ci metto un cucchiaio di crema 100% arachidi, mi è capitato di mangiarlo con la crema 100% pistacchia. A tal proposito devo fare anche una cosa, poi ve la farò vedere. E buono, a me piace, è gustoso, saporito, mangiato anche così semplicemente con della frutta e ad esempio del farro soffiato, molto molto buono. Questo qua mi sento di consigliarvelo nel caso lo abbiate adocchiato o se già mangiate magari il Faye classico. Questo qua è un'ottima alternativa. Passando da una cosa sana una un po' meno sana, questa qua è stata una scoperta. Se ricordo bene l'ho comprata da Esselunga, perché ho visto che Esselunga ce l'ha, quindi probabilmente l'ho comprata anche diverso tempo fa. Sto parlando di questa maionese al limone e pepe nero della Heinz, chissà se si dirà così. Questa qua, come vedete, ce ne manca praticamente metà. Sono 220 millilitri, ragazze, buonissime. Allora, questa maionese sa di... cioè, sentite tantissimo il limone, il pepe è un giusto equilibrio, però il limone si sente tantissimo, è proprio fresca. L'ho mangiata come contorno con le patatine, l'ho utilizzata anche per altre preparazioni, è molto 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 buona, molto particolare. Si sente, ecco, sicuramente appunto essendo una maionese al limone, il sapore del limone si sente, quindi se già quel tocco un po' di acidità non vi fa impazzire, ecco, magari in quel senso lì non ve la consiglio, però sappiate che questa qua merita tanto, veramente buona buona buona, è stata una super scoperta di questo mese. Mi rendo conto non propriamente sana, però ecco, una volta ogni tanto non è male. Passiamo al mondo beauty. Allora, mondo beauty, in realtà ho due prodotti, uno per i capelli e uno di make up. Per quanto riguarda i capelli, avrete già visto, se mi seguite specialmente su Instagram o se avete visto uno qua di vlog, ho avuto modo di lavorare con Pomelo, di provare i loro prodotti.
sapete che io cerco sempre di provare prima i prodotti prima di parlarvene. In questo caso non sono pagata per parlarne, anche perché è una collaborazione che è stata di una slot qua su YouTube, e al momento su Instagram per scelte mie mi sto dedicando ad altri progetti, quindi è un progetto che ho accantonato, ma il prodotto fondamentalmente mi è piaciuto. Infatti questo qua, una volta terminato, credo assolutamente di riacquistarlo perché mi sta piacendo tantissimo. Il prodotto in questione è il Bamboo Defense. Questo è uno shampoo ad alto potere lavante, lava veramente a fondo. Io lo utilizzo, anche questo qua, alternato o agli altri prodotti di pomelo che ho in casa, o chiaramente alle cose che mi capita di avere. Ho ancora uno shampoo che detesto da smaltire sotto la doccia, però mi sono ripromessa prima di finire tutto quello che ho e poi nel caso di acquistare. Questo qua appunto lo utilizzo una volta a settimana per quando voglio dare proprio la bella lavata potente. Quindi secondo me, se avete un tipo di capello grasso o siete soliti ad avere un capello normale come il mio, a voler dare quella bella lavata potente, utilizzate questo qua. Mi piace tantissimo, sia come appunto mi rimane la resa dei capelli, ed effettivamente va a lavare molto bene. Ha anche un profumo molto gradevole, ne basta poco di prodotto. Per quanto riguarda invece il mondo proprio del make up, ormai se avete imparato a conoscermi sapete che mi trucco veramente poco. Avevo smesso anche di truccare il viso, ma ogni tanto, specialmente adesso che magari ho bisogno di vedermi un pochettino più carina, ad esempio stamattina mi sono truccata perché dico voglio registrare un video, ad essere almeno un po' presentabile in faccia, anche perché ne arrivo da una settimana bella intensa di sveglie prestissimo, andate a dormire tardi, quindi ho detto vabbè, facciamo che mi do un attimo una restaurata. E se vi ricordate bene, durante il periodo del Black Friday, scontato del 40%, avevo preso il fondotinta. Io ho sempre utilizzato il fondotinta Dior negli ultimi anni e mi sono trovata benissimo. Solo che a differenza degli altri anni ho voluto prendere il Forever Skin Glow. Io ho sempre preso la versione classica, che ha un effetto un pochettino più mattificante, passatemi il termine, mascherone, cioè si vede che avete il fondotinta in faccia, ok? Perché appunto va proprio a mattificare la pelle e la rende un pochino meno naturale. Questo qua, essendo con questo finish glow, risulta molto più naturale. Forse l'altro si può anche un pochettino più stratificare, cioè anche questo volendo si può fare, però l'altro secondo me ha una copertura un pochettino più alta sul tipo di incarnato. Questo qua mi piace perché effettivamente avete l'effetto del fondotinta ma molto naturale, ma soprattutto vi lascia questo effetto molto luminoso, molto naturale, che mi piace tanto, non avendo comunque grossi problemi da andare a coprire. Si tratta semplicemente di uniformare un po' l'incarnato e l'effetto mi piace molto, non mi dà alcun tipo di problema di brufoli, imperfezioni eccetera. Chiaramente c'è da dire che utilizzando la mascherina quando sono fuori, la pelle ha quell'ulteriore strato che non la fa respirare, quindi può capitare che magari nella zona, specialmente questa qua del mento, si possa creare qualche puntino nero, però ecco, ci sta, chiaramente mascherina, fondotinta, la pelle non respira, quindi è normale. Naturalmente se so di dover stare 8 ore con la mascherina, questo qua cerco di non utilizzarlo. Però è un prodottino che mi sento di consigliarvi, o se magari ne arrivate da il Forever Skin, quello classico, e volete magari provare semplicemente questo qua in versione glow, molto valido. La mia colorazione, nel caso poi qualcuno me lo chieda, è la 2CR. E appunto io l'avevo acquistato durante il Black Friday col 40%, quindi pagato molto 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 meno rispetto al prezzo pieno. Sono quei prodotti che cerco di comprare sempre quando ci sono delle alte scontistiche, anche perché poi più o meno alla fine lo uso in un anno. Per quanto riguarda la pulizia della casa, in realtà non ho grossi prodotti, anche perché, detto molto onestamente fra me e voi, faccio molta fatica in questo periodo io a dedicarmi alle pulizie di casa come facevo prima. I prodotti che utilizzo in realtà sono poi pressoché i soliti che vi ho sempre fatto vedere, non ci sono state grosse novità, ma c'è un prodotto che io ho acquistato tanto tempo fa da Eurospin che in realtà mi sta piacendo tanto. Lo utilizzo per la pulizia del bagno, lo utilizzo
anche ogni tanto per dare una bella disinfettata alla parte di marmo, delle mensoline esterne, delle finestre, giusto appunto per disinfettare. E mi sta piacendo tantissimo, anche perché io l'avevo pagato 1 euro, è tantissimo prodotto, ne basta poco chiaramente, ed è questo spray qua della Dextal, candeggina spray pulita a fondo, ed è 1 litro di prodotto, cioè io sono praticamente arrivata a metà. E se seguite con regolarità i video di Svuota la Spesa sapete che io l'ho acquistato veramente tantissimo tempo fa. Mi piace perché ha, nonostante sia un prodotto che contiene candeggina, fondamentalmente non è quell'odore di candeggina tanto persistente, quindi non mi dà noia, pulisce molto bene e quindi è un prodottino che costa anche poco, quindi il rapporto qualità-prezzo è ottimo. E dato che non vi avevo dato mai un feedback al riguardo, mi sembrava giusto anche segnalarvelo. Infine, ultimo prodotto. Non so voi, ma adesso specialmente che sono a casa, ferma a causa della mia tendinite che chissà mai se mi abbandonerà, perché ve lo giuro, io rido per non piangere, ma la situazione del mio tendine non è cioè non sono molto ottimista a riguardo, vorrei ma non riesco. E stando a casa mi coccolo ogni tanto, non tutti i giorni, quando mi va mi faccio delle sane spremute di arancia, comunque un frutto di stagione, cerco sempre di acquistarlo e di averlo a casa, quindi tra i preferiti del mese di gennaio non può esserci che lo spremi agrumi. Spremi agrumi, questo qua del marchio Silvercrest, l'avevo acquistato da Lidl, ma forse sì, primo anno che sono venuta a star qua, quindi ormai ha già i suoi 5 anni. È una cosa che se uso con frequenza magari tengo sul piano di lavoro, altrimenti adesso vi dico la verità, cerco di tenerla nel mobiletto, dato che ho fatto comunque un po' di risistemazione avendo il pensile, quello Vasistas, che ho installato, ecco, nel mese di novembre. Questo qua mi piace perché intanto è facilissimo da lavare, io lavo i pezzi anche tranquillamente nella lavastoviglie, ha il suo coperchietto che io ho tolto, voi qua semplicemente vi basta premere, lui fa, potete raccogliere anche tutto il liquido qua, tenendo questo qua diciamo fermo, e poi vi basta sbloccarlo per far scendere il liquido. È veramente facile da lavare, facile da pulire e anche molto molto leggero, e quindi nel caso lo addocchiate da Lidl può essere un buon prodotto. Forse l'avevo pagato 10 euro, però ecco, questi 5 anni, ovvio, non è una cosa che utilizzo da 5 anni tutti i giorni, però è da 5 anni con me, il suo lo fa, e quindi è un prodotto che io mi sento di consigliarvi e che mi ha fatto compagnia in questo mese di gennaio. Questi sono stati i miei preferiti del mese di gennaio, non sono tantissime cose, però mi andava di segnalarvi anche queste piccole scoperte fatte qua e là. Sono curiosa di sapere se voi avete qualche preferito questo mese, vi invito ad andare a vedere il video gemello a questo di Fede che vi lascio qua sopra e trovate anche nell'info box. Mando un grossissimo bacio a lei, speriamo che la primavera ci regali gioie e che magari riusciamo anche a rivederci. Tutto dipenderà dalla mia mano e da tutto un insieme di cose, dato com'è la situazione ancora in questo periodo. Io spero di avervi tenuto compagnia, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao!